Torna l'allerta meteo in Liguria, sarà arancione dalle 8 alle 24 sul Levante. E l'allerta peserà anche sul 2 novembre, dedicato alla ricorrenza dei defunti. Nonostante il cielo grigio, tanti turisti a Genova, soprattutto stranieri. Riaperta a senso unico alternato la statale 586 della Val d'Aveto, chiusa per frana. Coppa Italia, il Genoa batte ai supplementari la Reggiana. La Samp riflette sul tracollo di ieri a Salerno, domani tocca allo Spezia sul campo del Sassuolo. 19.37, buonasera e bentrovati al telegiornale Rai della Liguria. Nuova allerta arancione nell'entroterra del Tiguglio e sul Levante della regione, lo vedete dal cartello, domani dalle 8 alle 24, massima attenzione ai corsi d'acqua e alle zone dell'entroterra già colpite dal maltempo dei giorni scorsi e pertanto più fragili di altre per il rischio di frane. Scuole chiuse alla Spezia nella maggior parte degli altri comuni della provincia, nel Tiguglio chiuse a Lavagna e Sestri Levante aperte a Chiavari. E cosa ci aspetta nel dettaglio? Ce lo dice Paolo Bellantone, Rai Meteo. Il tempo è destinato a peggiorare nelle prossime ore sulla Liguria. In arrivo una nuova intensa perturbazione che ha portato marcate condizioni di maltempo su Francia e Gran Bretagna e che si appresta a raggiungere il nord Italia nella giornata di domani. Il dettaglio quindi sarà di un cielo nuvoloso, molto nuvoloso sulla Liguria, o a tratti coperto con piogge diffuse a carattere di rovescio o di temporale. I fenomeni saranno particolarmente intensi e insistenti sul centro Levante e per tale motivo è stata diramata un'allerta arancione per piogge e temporali proprio tra Tiguglio, Spezzino e l'entroterra genovese, mentre sul resto della regione permane un'allerta gialla. Attenzione ai venti che saranno intensi da sud-ovest con raffiche di burrasca anche di 100 km orari. Il moto ondoso di conseguenza aumenterà fino ad agitato per onda di libeccio con mareggiate sulle coste esposte, soprattutto a Levante in serata. È tutto, una buona continuazione da Rai Meteo. E in queste ultime ore segnalate forti precipitazioni con celle temporalesche localizzate, un dato su tutti, sono caduti 80 mm all'ora a Mele e Fiorino nell'entroterra di Genova. E l'allerta colpisce anche la ricorrenza del 2 novembre, ricordo dei defunti. A Genova il COC, Centro Operativo Comunale, riunitosi nel pomeriggio ha deciso l'annullamento della cerimonia di commemorazione dei caduti per la patria di domani al cimitero di Staglieno, cimitero che come tutti i campi santi cittadini è chiuso per allerta gialla. Martin Cucera. E con il supporto del cartello vi ricordiamo l'allerta arancione emanata nell'entroterra del Tiguglio e nel Levante a partire dalle 8 di domattina e che durerà fino a mezzanotte. Troverete anche tutti gli aggiornamenti sul nostro sito tgr.rai.it/liguria. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata. E con questo nuovissimo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e mettete la campanella per non perdervi i nostri nuovi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!